arriva l'ok definitivo al bilancio di previsione della città metropolitana di Reggio Calabria. Un gruppo di lavoro si occuperà di quantificare le somme arbitrariamente ridotte dalla regione, come si legge in una nota stampa. Il via è arrivato presso l'aula di Palazzo Alvaro, dove è stato approvato il documento contabile per l'annualità 2023-2025. Diciamo che l'avremmo già votato a fine anno, se non fosse stato per un cavillo che giustamente ha fatto notare il gruppo del centrodestra metropolitano, e noi è sembrato un'azione giusta e corretta attendere e ascoltare quelle che erano state delle istanze da parte, diciamo, dei consiglieri che lamentavano che nei 5 giorni precedenti non avevano avuto il tempo di poter approfondire la documentazione inviata. La cosa, il rammarico maggiore è quello che a distanza di oltre un mese oggi non è arrivato nessun emendamento da parte del centrodestra, quindi la votazione, diciamo, si è confermata così come allora, con 11 voti favorevoli e 3 contrari da parte del centrodestra metropolitano, senza nessun tipo di apporto, neanche un minimo di critica costruttiva rispetto a quella che era il confezionamento di un bilancio che secondo noi è il miglior bilancio che potevamo proporre appunto a questa assise.